innanzitutto il mio incontro con un western, questo è importante per me, ha coinciso esattamente col mio incontro con il cinema. Io non ho mai fatto del cinema. E grazie a un mio autorevole collega che è Maria Volonté, io fui caldamente raccomandato, cioè fui presentato a Sergio Leone. Stava lavorando, stava iniziando a lavorare nel secondo film con Leone, che era per qualche dollaro in più, e Leone, sulla fiducia, mi affidò un ruolo abbastanza importante, insomma. Quindi iniziare così, ho iniziato, diciamo così, specie per quello che riguarda il western, proprio dalla porta principale, western è tanto italiana. Poi le cose non sono andate esattamente sempre così, sempre perché riguarda il genere. Ho fatto anche il secondo film, cioè il terzo di Leone, il secondo per me, che il film seguente, che fu Il buono, il brutto e il cattivo, e fu dovuto a una simpatica coincidenza del fatto che io ero in Spagna a girare un altro film, bottino, non dico il titolo, western, ma insomma. Western? Sì, sì, sì. Ne ho fatti 5 in totale, western. E incontrai Sergio Leone, che mi ha salutato con molto affetto, diceva: che fai, che fai? Dico: ma dove sei stato? Dico: bello. Trovate una cosa con me. E così mi lesse, ci viene a cena a casa mia, ne parliamo, e così, insomma, giorni dopo. Ed è nato il personaggio di Ramirez, Pablito Ramirez, sì, sì, sì. Prete. Sì, sì, esatto, esatto. Sempre in gamba, Pablito! E come stanno i nostri vecchi? Solo adesso ti ricordi di loro. Dopo 9 anni. 9 anni. Beh, 9 anni. Ah, 9 anni! Nostro padre non c'è più da molto tempo. E nostra madre è morta pochi giorni fa. Per questo ero via. T'ha cercato molto, ma c'ero solo io. E tu? Oltre a fare del male, che cosa hai fatto? A lei personalmente piacevano questi film? Come se dovesse dare un giudizio personale? In quel momento, cioè, lo posso dare, cioè, l'ho potuto dare prendendo un certo tipo di distanza di tempo, perché allora mi sembrava che era un po' sopra le righe su quello che era, sapete, gli americani, fare il film western è un film, è un genere che su cui si parla della loro cultura. La loro cultura è fatta di grandi spazi, della conquista dell'Ovest. Per noi invece è un tipo di favola, cioè la prendevamo come favola. E così l'ha girato Leone, raccontando una storia a lui lo impressiona moltissimo questo genere da bambino, insomma, l'ha raccontato con uno spirito, detto in senso positivo, quella parte così di ludica, di gioco, e questo alla fine ha colpito persino gli americani, insomma. Sì. Io sì, perché divertente, è stato anche divertente, e anche molto molto faticoso, molto molto, davvero. Probabilmente per voi, immagino, attori dell'Accademia, avete un'impostazione. Sì, io personalmente vengo dalla scuola del piccolo teatro di Milano, sì, cinema non ne avevo mai fatto, non è che potessi confrontare quel cinema con un altro cinema. Però appunto l'approccio con questo genere di film che credo avessero prevalentemente, cioè in cui serviva prevalentemente un affaticamento fisico, cioè una preparazione atletica, esatto. Dove per questo dico anche l'approccio forse non è. Sì, sì, è stato quasi scioccante, sebbene mi gratificava, insomma, sentirmi così stanco la sera. Ma, certo. I primi giorni mai andato a cavallo, imparare
E sempre ruoli di cattivo. Sì. Si sentiva più congeniale i ruoli di cattivo. No, questo no. E è meglio essere in due. E se li ammazzano? Chi? Loro? Tu sei sicuro, Indio? Non è così? Come dicevi, quei due, piuttosto che averli alle spalle, è meglio averli di fronte, in posizione orizzontale. Possibilmente freddi. Questo no. No, quel tipo di cattivo... A parte il buono, il brutto, il cattivo, sì, il sì, parente, sì. Se no era... Sì, sì, però... No, se per quello desideravo in cuor mio di fare altri ruoli, un pochettino più da commedia, che... No, non erano i miei ruoli naturali, insomma. Pullicut, il grande silenzio. Sì, sì, l'ebreo che cerca di diventare una splendida negretta. Bella quella. Bonetta McGee. McGee. Sì, sì, molto carina. Questo è divertente perché quando io cercavo di orientarla e la baciavo, sentivo il corbuggio, stop! E disse alla mia, oh, ma guarda che non te devi piacere, a te piace, che violenza è.